Gerardo Falce, presidente dell'Associazione Cinematografica del Cilento. Ecco, come mai ci troviamo in questo paradisiaco scenario oggi? Innanzitutto dobbiamo dire che l'associazione è nata con l'idea di promuovere proprio questi scenari, oltre a promuovere le professionalità sul territorio e tutto quello che c'è attorno. Questo scenario perché noi vogliamo, in pratica, vogliamo far capire attraverso il nostro spot che abbiamo possibilità sia di utilizzare location di mare che di montagna, quindi noi in pratica raccogliamo un unico territorio in questa immagine che abbiamo alle spalle, che è il mare e la montagna. E quali sono le finalità dello spot realizzato oggi? Allora, noi con questo spot vogliamo innanzitutto, come ho già detto prima, far conoscere attraverso l'immagine il territorio, ma servirà quando, fra qualche giorno, quando noi faremo la presentazione ufficiale dell'associazione e verrà proiettato lì, e poi lì magari inizieremo a discutere proprio di questo argomento, che è proprio location, professionalità del territorio e quindi interfacciarsi con gli imprenditori, gli amministratori locali. Il regista Gianluca Dell'Osso ha scelto l'Associazione Cinematografica del Cilento per realizzare lo spot di presentazione. È stato amore a prima vista? Sì, abbastanza, sia per l'idea dell'associazione, che è un'idea comunque che è molto molto interessante per il territorio, per le persone che vi hanno aderito e già stanno aderendo, e poi soprattutto anche per valorizzare il territorio, o meglio un territorio che deve essere valorizzato. Lo scenario si è prestato bene oppure avete incontrato delle difficoltà tecniche? No, assolutamente no. Girare in esterno, diciamo, di solito è sempre un po' una scommessa legata a una serie di variabili. Infatti spesso gli americani preferiscono girare nei teatri di posa. Però qui la location è suggestiva e assolutamente straordinaria. Infatti potrei anche togliermi e lasciare spazio. E poi soprattutto perché appunto il tempo oggi ha giocato a nostro favore, e chiaramente tutti quelli che poi hanno collaborato, dagli attori ai tecnici e anche a chi ci ha ospitato, assolutamente direi ottimo come diciamo base. Poi adesso vedremo in post produzione se anche il lavoro manterrà, diciamo, questi standard.